Allora, la rivoluzione del 48-49 nella penisola italiana è appunto con lo scoppio e lo svolgimento della prima guerra di indipendenza. Allora, avevamo già detto la volta scorsa che era stato nel 1846, era stato eletto un nuovo Papa Pio IX, che acquista una fama infondata di essere un papa liberale. E poi vi avevo detto che il 12 gennaio del 1848, Palermo insorge per rivendicare l'indipendenza della Sicilia dai Borbone di Napoli, ma al tempo stesso anche no, una monarchia costituzionale siciliana. E siccome poi a febbraio scoppia la rivoluzione francese, per il momento nelle altre grandi città italiane, Roma, Torino, anche a Napoli, a Firenze, ci sono delle manifestazioni pacifiche che chiedono la Costituzione, che chiedono ai rispettivi regnanti di introdurre una Costituzione. I regnanti, Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna, Leopoldo II, Asburgo nel Granducato di Toscana, Pio IX nello Stato Pontificio, Ferdinando II nel Regno di Napoli, concedono non propriamente delle costituzioni, ma degli statuti. Statuto deriva dal verbo latino statuere, cioè stabilire. Quindi un conto è stabilire, statuire, statuto, un altro conto sarebbe cioè in latino cum statuere, da cui costituzione. No, costituzione deriva da cum statuere, quindi vuol dire stabilire insieme. Dunque, no, non le chiamano costituzioni, le chiamano statuti, perché vogliono far capire che è una gentile concessione da parte, appunto, da parte loro, da parte dei diversi sovrani, e quindi non è qualcosa di concordato, qualcosa che, così come hanno concesso, possono ritirare. In ogni caso, vi è una trasformazione in senso costituzionale di questi stati italiani. Naturalmente si tratta di statuti ultramoderati che prevedono dei parlamenti bicamerali con il Senato nominato dal re e con invece la Camera bassa eletta da una frangia della popolazione, no? Da una parte molto, molto limitata della popolazione, quindi diritto di voto censitario e molto, molto, molto limitato. Ma comunque, appunto, vi è una trasformazione, almeno momentanea, delle monarchie assolute italiane in monarchie timidamente costituzionali. Ma tutto poi cambia, tutto, diciamo così, si accelera quando, in seguito all'insurrezione di Vienna insorge il 17 marzo e appena arriva la notizia a Venezia, Venezia insorge. E il giorno dopo, appena arriva la notizia a Milano, Milano insorge. E cominciano le 5 giornate di Milano. E quindi quando finiscono? Ditemelo voi quando finiscono le 5 giornate di Milano. Ehi,
svegliatevi, sveglia! Il 22 marzo. E il 22 marzo, Enrico, non ti dice qualcosa relativamente alla toponomastica di Milano? Danza 5 giornate. Ma c'è poi, appunto, proprio corso 22 marzo, corso sì. 22 marzo, che, sì, quello, sì. Che finisce o comincia, che comincia in Piazza 5 Giornate, e poi invece andando verso il centro, come si chiama quella via? Il corso che va da 5 Giornate verso il Duomo. Corso di Porta Vittoria. Porta Vittoria perché, diciamo, alla fine delle 5 Giornate, l'ultimo scontro si ebbe a Porta Tosa, che poi fu chiamata, siccome appunto si arrivò, i milanesi ottennero la vittoria, fu ribattezzata l'antica Porta Tosa, che stava praticamente dove sta adesso Piazza 5 Giornate. L'antica Porta Tosa viene ribattezzata Porta Vittoria. Porta Vittoria. Ok, così abbiamo fatto anche un collegamento con la toponomastica milanese. Sapete perché alcune vie e piazze si chiamano nel modo in cui si chiamano. Ok, allora, però adesso torniamo all'inizio, e cioè al 18 marzo. I milanesi insorgono e si formano addirittura costruiscono 1700 barricate, quindi naturalmente per sconfiggere un esercito ufficiale, un esercito professionale, occorreva la guerriglia, occorrevano le barricate, quindi 1700 barricate, però il numero vi dice che la partecipazione popolare fu molto, molto ampia, molto, molto nutrita. Si formarono due governi, un vero e proprio governo provvisorio, guidato da un aristocratico milanese, liberale, il conte Casati. Naturalmente il governo provvisorio a guida liberal moderata era comunque complessivamente moderato, aveva un indirizzo liberal moderato. Però al tempo stesso si era formato un comitato rivoluzionario che guidava una sorta di stato maggiore delle operazioni di guerriglia urbana, no, quindi uno stato maggiore militare, e di fatto aveva assunto la guida di questo comitato insurrezionale Carlo Cattaneo, il quale fino a questo momento aveva dimostrato doti, capacità di grande intellettuale, di grande politico teorico, ma a questo punto addirittura si mise alla testa degli insorti e dimostrò di avere ottime capacità di comando militare, ma naturalmente coadiuvato da molti altri. Ma nel mentre, naturalmente passano 5 giorni, nel corso dello svolgimento dello scontro tra milanesi e austriaci, si pone un problema politico, ve l'avevo già accennato, si pone il problema politico del chiedere oppure non chiedere l'aiuto di Carlo Alberto, cioè del Regno di Sardegna. Chiaramente il governo provvisorio, Casati in generale, i liberal moderati propendevano, erano assolutamente favorevoli all'intervento dell'esercito piemontese, all'intervento di Carlo Alberto, che chiaramente poi avrebbe comportato l'annessione di Milano, della Lombardia, al Regno di Sardegna.
I democratici, in particolare Cattaneo, ricordiamoci però che tra i combattenti i democratici erano in grande maggioranza, no? Mentre nel governo provvisorio erano quasi tutti liberali, sulle barricate erano quasi tutti democratici, quindi contava anche la posizione naturalmente dei democratici. Cattaneo era contrario, assolutamente contrario all'intervento di Carlo Alberto. Secondo Cattaneo i milanesi, i lombardi avrebbero dovuto liberarsi da soli in maniera poi da costituire uno Stato lombardo indipendente che successivamente si sarebbe potuto federare con gli altri stati italiani. No, vi ricordate che Cattaneo sosteneva gli Stati Uniti d'Italia, quindi sosteneva uno Stato nazionale federale che garantisse in particolare l'indipendenza della Lombardia, che per lui era la regione culturalmente, economicamente, civilmente più avanzata della penisola italiana. Arriva Mazzini. In realtà la maggior parte dei democratici, come ben sappiamo, faceva parte della Giovine Italia, quindi seguiva Mazzini, e Mazzini tatticamente decide che la cosa migliore per il momento è allearsi con Carlo Alberto, che per sconfiggere il potente esercito austriaco occorreva mettere insieme tutte le forze possibili e quindi accordarsi con Carlo Alberto, salvo dopo essere riusciti a sconfiggere definitivamente l'esercito austriaco, poi allora lottare per ottenere comunque la Repubblica Democratica. E quindi a questo punto la maggior parte dei democratici seguono la linea di Mazzini e dunque Milano chiede ufficialmente a Carlo Alberto di intervenire, e Carlo Alberto in realtà fu soprannominato, già prima era stato soprannominato Re Tentenna. Una volta di più Carlo Alberto tentenna, è indeciso, lascia passare i primi giorni. Sapete ignominiosamente quando decide di intervenire, di accogliere la richiesta di intervento dei milanesi? Il 22 marzo, quando ormai gli austriaci sono sconfitti. Allora a quel punto prende la grande decisione e comincia la prima guerra di indipendenza. E attenzione, la prima guerra di indipendenza, almeno nei primissimi giorni, nelle primissime, al massimo nelle primissime settimane, marzo-aprile, sembra essere in realtà una guerra di tutti i sovrani, di tutti i principali sovrani italiani alleati contro l'impero austriaco. Perché? Perché anche Pio IX si impegna a inviare delle truppe pontificie che si sarebbero appunto unite all'esercito sabaudo, lo stesso Leopoldo di Toscana, perfino Ferdinando II di Napoli promette che avrebbe inviato una parte del suo esercito a combattere contro gli austriaci. Dunque, in questa primissima fase della prima guerra di indipendenza sembra si realizzi il progetto neoguelfo di Gioberti. Ma subito dopo le cose cambiano drasticamente. Perché? Perché nel momento in cui l'esercito sabaudo vince le prime battaglie,
È sempre più chiaro che Carlo Alberto vuole condurre la guerra in modo del tutto autonomo. E perché vuole condurre la guerra decidendo soltanto lui cosa si doveva fare? Perché chiaramente mira alla conquista di tutto il Lombardo-Veneto, ma non solo, perché nel frattempo, dopo appunto le prime battaglie vittoriose, anche la Repubblica di San Marco chiede di entrare nel nuovo Stato Sabaudo, anzi addirittura i piemontesi promuovono l'organizzazione di plebisciti, no, si tengono dei plebisciti a Milano, a Venezia, ma anche a Parma, anche a Modena, dei plebisciti in cui si chiede alla popolazione se vogliono o non vogliono entrare a far parte del Regno di Sardegna. E naturalmente i plebisciti vedono la vittoria, no? Hanno come risultato la vittoria del sì all'annessione al Regno di Sardegna. A questo punto Pio IX si sfila, a questo punto Pio IX dice no, tutto questo, la prima guerra di indipendenza va a vantaggio soltanto del Regno di Sardegna, di Carlo Alberto, oltretutto si inventa a questo punto la scusa, oltretutto l'impero austriaco è un impero cattolico e quindi il Papa non può combattere contro un impero cattolico e quindi ritira le truppe e a quel punto ritira le truppe anche Leopoldo di Toscana e Ferdinando II non ha nemmeno bisogno di ritirarle perché in realtà non aveva mai mantenuto la sua promessa, in realtà non le aveva mai veramente inviate, aveva soltanto avviato i preparativi e attenzione, non solo blocca la partenza del contingente dell'esercito napoletano, ma di fronte anche alla manifesta volontà dei siciliani di ottenere l'indipendenza dal Regno di Napoli, abroga la Costituzione e invia l'esercito borbonico in Sicilia a reprimere l'insurrezione siciliana. Nel frattempo l'esercito austriaco si è riorganizzato. Allora, l'esercito piemontese inizialmente riesce a vincere, anche perché l'esercito austriaco non aveva ancora ricevuto rinforzi. Dopo le prime vittorie, Carlo Alberto, invece di incalzare il nemico e sconfiggerlo definitivamente, usa una erronea tattica attendista, quindi l'esercito austriaco sotto il comando del valente generale Radeschi, c'è anche una composizione del musicista Johann Strauss che si intitola La marcia di Radeschi, va bene, il famoso generale Radeschi riesce a passare al contrattacco e sbaraglia l'esercito piemontese nella località di Custozza. Custozza si trova vicino al lago di Garda e tra l'altro vedremo che sempre a Custozza non porta fortuna alla causa risorgimentale italiana, perché poi anche nella terza guerra d'indipendenza l'esercito italiano verrà sconfitto ancora non più piemontese, già italiano nel 1866, ma sempre a Custozza, verrà sconfitto dall'esercito austriaco una seconda volta, un'altra volta. Bene, ma adesso siamo ancora nell'estate del 1848. Allora,
in seguito a questa dura sconfitta, a questa grave sconfitta, e no, di fronte proprio alla superiorità evidente dell'esercito austriaco, Carlo Alberto decide di ritirarsi, addirittura abbandona Milano e firma un armistizio con l'impero austriaco. A questo punto però, allora, chiaramente nelle settimane precedenti sembrava che potesse realizzarsi il progetto Filo Sabaudo, ma con appunto la firma dell'armistizio, con la sconfitta e l'armistizio, sembra invece che il progetto, anche il progetto Filo Sabaudo, sia stato sconfitto, si sia dimostrato inefficace. A questo punto prendono l'iniziativa i democratici, i mazziniani. La giovine Italia promuove insurrezioni a Venezia, a Firenze, a Roma. Da queste insurrezioni, beh, a Venezia non c'era bisogno, perché a Venezia già, in realtà, già i democratici avevano formato un governo provvisorio il 17 marzo del 48, ma si formano delle repubbliche democratiche, vengono viene proclamata la nascita di tre repubbliche democratiche: la Repubblica di San Marco, la Repubblica della Toscana, la Repubblica di Roma, la Repubblica di Firenze della Toscana, la Repubblica di Roma. In particolare, naturalmente, Leopoldo II deve fuggire, Pio IX deve fuggire, si rifugiano entrambi nella fortezza di Gaeta, nel regno di Napoli, sotto la protezione di Ferdinando II. Addirittura a Roma, arriva Mazzini, arriva anche Garibaldi. Mazzini arriva dal nord, da Milano, e diventa di fatto il capo della Repubblica, della neonata Repubblica Romana. Garibaldi arriva dal Sud America, dove ha combattuto ed è diventato famoso, ma e non solo in Sud America, anche in Europa, quindi ha un grande carisma. Garibaldi assume il comando dell'esercito della Repubblica Romana, quindi Garibaldi guida militare, Giuseppe Mazzini guida politica. Viene varata una costituzione democratico-repubblicana che prevedeva, oltre al diritto di voto per tutti i maschi, per l'elezione appunto di un Parlamento con pieno potere legislativo, prevedeva anche l'esproprio delle terre ecclesiastiche, dei beni della Chiesa, in particolare delle terre della Chiesa, e la loro distribuzione, ai contadini poveri, cioè una riforma agraria. Bene, ma tutto questo durò soltanto alcuni mesi. Perché? Perché l'esercito austriaco riuscì a riconquistare innanzitutto l'intera Lombardia e a far cadere anche la Repubblica di Firenze in Toscana,
mentre la Repubblica Romana fu attaccata contemporaneamente da un contingente francese, un contingente inviato dal neo presidente della Repubblica Francese Napoleone Bonaparte, Luigi Napoleone Bonaparte. Perché? Perché voleva in questa maniera, Luigi Napoleone Bonaparte voleva acquisire il consenso dei cattolici francesi, no? Per aumentare il suo consenso, proclamandosi e spacciandosi come protettore della Chiesa cattolica, della Chiesa romana. Ma poi interviene anche l'esercito borbonico, che nel frattempo era riuscito anche a reprimere l'insurrezione siciliana, e dunque l'ultima città che resiste è Venezia, ma dopo un lungo assedio anche Venezia viene espugnata, anche perché in seguito all'assedio tra la popolazione veneziana scoppia il colera, e quindi da un lato c'è la carestia, cioè la mancanza di viveri a causa dell'assedio, dall'altra c'è appunto l'epidemia di colera che miete vittime, e alla fine anche i democratici veneziani si arrendono, e dunque anche i democratici sono sconfitti. Nel frattempo, cioè mentre tutto questo avveniva, Carlo Alberto, temendo la vittoria dei democratici, aveva rotto l'armistizio, e quindi era ricominciata la prima guerra di indipendenza. Ma di nuovo, anzi immediatamente, l'esercito sabaudo era stato sconfitto, questa volta a Novara, quindi proprio nel territorio vicino al Regno di Sardegna, quindi, e dunque la conclusione è un fallimento totale. In altre parole, alla prova dei fatti, tutte le strategie risorgimentali si dimostrano perdenti, si dimostrano inefficaci, sia quella più moderata neoguelfa, sia quella filo sabauda, che sembrava più realistica, sia quella democratica. E dunque a questo punto il problema si aggrava ulteriormente, nel senso che qual è il problema? Come facciamo a realizzare l'ideale risorgimentale? Come facciamo appunto a effettivamente sconfiggere l'esercito austriaco, e quindi come facciamo poi a raggiungere l'obiettivo della unità nazionale? Bisogna rivedere le strategie, bisogna quantomeno correggere o rafforzare le strategie risorgimentali. E infatti vedremo come, no, all'indomani della sconfitta, non solo naturalmente della rivoluzione italiana, ma anche della rivoluzione tedesca, della rivoluzione austriaca, no, in parte resiste solo la rivoluzione francese, ma vedremo solo in parte. All'indomani, all'interno del movimento risorgimentale, quindi dopo il 48-49, a partire appunto dal 1850, negli anni 50, si apre una riflessione sulle
cause della sconfitta e quindi su cosa bisogna cambiare, quali nuove strategie bisogna adottare per riuscire la prossima volta a conseguire l'obiettivo atteso, cioè a riuscire a farcela. E in questo senso vedremo che rimangono in piedi soltanto, almeno inizialmente nei primi anni 50, rimangono in piedi soltanto due movimenti risorgimentali, quello democratico mazziniano e quello liberale filo sabaudo. In questo senso appunto si può dire che in realtà la sconfitta multipla del tentativo rivoluzionario del 48-49 ha un effetto selettivo, cioè elimina di fatto elimina sia il movimento federalista liberal democratico sia il movimento neoguelfo liberal moderato, alla prova dei fatti questi due movimenti si dimostrano inconsistenti, si dimostrano perdenti, rimangono il movimento democratico radicale mazziniano unionista e il movimento filo sabaudo. Il movimento, adesso poi lo vedremo meglio la prossima volta, Mazzini attua una riforma della sua organizzazione, infatti trasforma la Giovine Italia in Partito d'Azione, cioè non è soltanto e tanto un cambiamento di nome, è un cambiamento di organizzazione interna, perché Mazzini ritiene che la causa principale della sconfitta dei democratici fosse stata la mancanza di una direzione centrale forte, di un comando strategico unico, ovvero nel 48-49 le tre repubbliche, la Repubblica di Venezia, quella di Firenze, quella di Roma, le tre repubbliche democratiche avevano agito separatamente, non erano stato in grado di unire le forze. Perché? Perché mancava un comando centrale, un governo centrale. È stato, secondo Mazzini, questo era il motivo fondamentale della sconfitta delle insurrezioni e delle repubbliche democratiche. Dunque, Partito d'Azione, un Partito d'Azione organizzato come un esercito, con un comando strategico unico centrale, che appunto nel momento in cui ci fosse stata una nuova insurrezione italiana avrebbe preso la guida dei democratici di tutte le aree della penisola italiana, in modo da avere un esercito rivoluzionario democratico molto più vasto, unito, coordinato, capace così di sconfiggere effettivamente l'esercito austriaco. Invece la riforma della strategia filo sabauda sarà attuata nel corso degli anni 50 da Cavour, dal già citato Cavour, lo vedremo la prossima volta. In particolare a partire dal 1852 diventa primo ministro del governo piemontese, del governo del Regno di Sardegna e ridefinisce, rielabora in modo vincente la strategia filo sabauda, ma non tanto a livello teorico, come vedremo soprattutto a livello pratico, con l'azione del suo governo, con l'azione sia interna sia estera sia internazionale diplomatica
del governo che lui guidava, che lui stesso guidava. Bene, mi fermo qua. E se avete qualche domanda, tutto a posto? Sì? Ok, avete ancora un'ora? Sì. Bueno, ci vediamo. Ah no, giusto, oggi è come fosse sabato del villaggio, è vero? Abbiamo la settimana corta e allora doppio sabato del villaggio, doppio godimento. Enjoy, enjoy. Alla settimana prossima. A maggio, ormai siamo a maggio. Ciao, ciao, ciao.